Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi vedremo un episodio molto particolare in collaborazione anche con Carlo Sant'Agostino di Archeologia Informatica, che ci darà alcuni cenni storici sulla macchina che andremo a vedere e anche delle curiosità, insomma delle notizie interessanti. Parliamo di questa macchina che vedete qua, che è un Olivetti P6040. È un dispositivo che assomiglia alla calcolatrice da tavolo, ma in realtà è un vero e proprio computer con microprocessore che all'epoca, parliamo del 1977, era sicuramente un dispositivo veramente incredibile. È incredibile ancora oggi poterla vedere nella sua interezza. Mi è stata fornita da Giuliano, un membro di Retrocampus, che mi ha chiesto di ricondizionarla il più possibile e cercare anche di magari metterla in funzione. Come vedete mancano un paio di pulsanti, mancano i supporti per la carta che si sono rotti e poi potrebbero esserci altri malfunzionamenti, non lo so, è una macchina ferma da tanti anni, potrebbe avere di tutto. La apriremo, vedremo al suo interno, vediamo, cerchiamo di capire un po' in che condizioni è. Per cercare di completare l'opera mi sono procurato sia un ribbon che sarebbe l'inchiostro per la stampante, ho trovato una versione boxed di questo rotolo di inchiostro che ormai credo non facciano più da chissà quanti anni, un rotolo di carta, ma la cosa più incredibile è che sono riuscito a trovare un floppy disk. Sì, perché questa macchina ha anche un lettore di floppy disk, probabilmente uno dei primissimi lettori di floppy disk per computer di questo genere. E come vedete è un piccolo floppy open, così molto easy, da 2,5 pollici, che sono riuscito a trovare come reliquia, come oggetto. Questo qua proviene dal Portogallo, è del gennaio 86, c'è scritto Factura Vendas a Dineira con IVA, per cui probabilmente arriva da un ufficio di contabilità o cose del genere. Vediamo se con tutto questo armamentario riusciamo a fare qualcosa. Giuliano mi ha anche dato un altro di questi calcolatori, uguale identico, però non funzionante, dal quale poter prelevare i due tasti mancanti, i due supporti per la carta ed eventualmente altri pezzi di ricambio dovessi trovare danneggiati all'interno. Ora non so le condizioni di questa macchina come sono, però sicuramente con due cercheremo di farne una. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedrete nel video. Come dicevo, Carlo ora ci farà una bella introduzione su quello che è stata questa macchina, quali sono le sue origini e tante altre curiosità, quindi adesso passerei la parola a Carlo che appunto ci darà queste informazioni. Carlo, a te la parola. Grazie Davide, ciao a tutti, sono Carlo Sant'Agostino di Archeologia Informatica e questa parentesi era assolutamente necessaria per celebrare giustamente quello che Davide ha per le mani oggi, un pezzo di storia, veramente di storia dell'informatica. Permettetevi prima di iniziare di ringraziare ancora Giuliano Mingarelli dell'associazione Retrocampus. L'associazione Retrocampus è un'associazione che si occupa di preservazione e divulgazione della storia dell'informatica e del videogioco. Quindi se potete andate a dargli una mano sul sito retrocampus.com e ringrazio ancora una volta Giuliano. Giuliano oltretutto è uno dei più grandi esperti al mondo di Apple 1, oltre che un grande collezionista e conoscitore della storia dell'informatica personale, soprattutto dei primordi dell'informatica personale. E l'oggetto che ha dato a Davide per poterlo, diciamo, utilizzare e divulgare, giustamente tentando di farlo nuovamente funzionare, è veramente un pezzo importante della storia dell'informatica personale. Per questo, per gli approfondimenti sulla storia di Olivetti in generale, quindi preferisco rimandarvi a una puntata del podcast di Archeologia Informatica che tratta di Olivetti, esattamente erano una doppia puntata della seconda stagione, trovate ovviamente il link in descrizione grazie a Davide e anche un video in cui si parla del
diciamo del predecessore dell'oggetto del video di oggi, della P6040, che è un diretto discendente della programma 101 di Olivetti. Sul canale di Archeologia Informatica trovate un video di una conferenza dove viene raccontata la storia della programma 101 direttamente da Gastone Garziera, che è stato uno del team degli sviluppatori della programma 101 di Olivetti. Quindi iniziamo a parlare esattamente di questa P6040. Questo P6040 è un mini computer, è un computer, è un'evoluzione diretta della programma 101. La programma 101 è considerato sicuramente uno dei primi personal computer. Ecco, permettetemi di aprire una piccola parentesi. Chi non considera la programma 101 un computer è solo chi non ha mai aperto magari un qualsiasi testo che parli di architettura degli elaboratori elettronici o calcolatori elettronici, come una volta venivano definiti i computer nella nostra lingua italiana. E che sia un personal computer, allora, che sia un computer è indiscutibile, che sia personal è discutibile solo per la questione che non è ancora universalmente e oggettivamente riconosciuto che cosa si intenda con un personal computer. È una definizione complessa da dare, che cosa sia esattamente un personal computer, quindi non esiste questa definizione, ma di sicuro si usava su una scrivania, era un computer. È uscito nel 1965 la programma 101, aveva un supporto di memorizzazione di massa, quindi se non è il primo, comunque se la gioca ad essere uno dei primi di quel tipo di categoria di computer utilizzabili in quel modo. Comunque parliamo della P6040. P6040 deriva direttamente da quella linea della programma 101 e è un computer, è il primo computer di Olivetti in assoluto a utilizzare un microprocessore, per l'esattezza l'Intel 8080, e aveva nella versione base 2 kilobyte di RAM, di cui però solo 1 kilobyte era disponibile per i programmi e 1 kilobyte veniva utilizzato come memoria di sistema, quindi variabili e altre operazioni che venivano eseguite in quella memoria. Era espandibile a 4 kilobyte, di cui quindi si potevano utilizzare a questo punto 3 kilobyte interamente per i programmi, e il kilobyte invece riservato rimaneva sempre per quanto riguarda la gestione delle variabili dei programmi. Il linguaggio di sistema operativo era proprietario, come la maggior parte dei computer di quel periodo. La P6040 è stata presentata nel 1975, ma è stata poi commercializzata a partire dal 1977, quel 1977 che ha visto un po' l'avvento, no, dell'informatica personale, come si sa, dei ben più famosi computer che fanno parte della famosa trinità, cioè il PET della Commodore, l'Apple II e il TRS-80, come viene definita dagli storici, insomma, quella trinità di primi personal computer o hobby computer, come li vogliamo definire. Questa, come ho detto, la definizione di personal non è così oggettiva come si potrebbe pensare. P6040 esce in quel periodo, direttamente derivata dal progetto P101, era la sua continuazione logica di quello che si intendeva come computer personale utilizzato per scopi scientifici, di calcolo, di ricerca, di contabilità. La P6040 è stata utilizzatissima nell'ambito contabile. Considerate che in Italia i primi software distribuiti, diciamo, di diffusione nella piccola media impresa per il calcolo delle buste paga sono stati realizzati sulla P6040. Molte storiche aziende sono nate con software sviluppati lì sopra. Il linguaggio di programmazione era il Mini Basic, che si trattava di una derivazione del Basic classico, con un set di comandi ridotto ma specifico per i calcoli matematici, quindi tutti i calcoli comunque erano in virgola mobile già, e era molto pensato per, diciamo, la programmazione scientifica, per la programmazione di calcolo e quindi anche contabile, se vogliamo.
Come consuetudine, il design della P6040 fu affidato a Mario Bellini, già designer della Programma 101, e ovviamente il design dei prodotti Olivetti era molto curato, e anche questa P6040 vinse nel 1977 il premio allo SMAU per l'Industrial Design. Cosa dire? Vorrei magari porre l'attenzione, ecco, l'unica, diciamo, rispetto come funzionalità ricalcava quelle della Programma 101, ovviamente aggiornate con la tecnologia del 1977, quindi microprocessore, RAM, eccetera, e linguaggio BASIC, ma strutturalmente aveva le stesse funzionalità. L'unica vera aggiunta rispetto alla Programma 101 era la presenza di un display che permetteva quindi già un'interazione in tempo reale con la macchina senza passare dalla pur presente stampantina incorporata. Quindi permetteva anche la visualizzazione di domande o di richieste o di anteprime su questo piccolo schermo a singola riga dove veniva visualizzato un prompt, delle domande, delle richieste, delle interazioni con l'utente e poi si procedeva, il programma procedeva comunque alla stampa, procedeva alla stampa sulla stampante incorporata. Particolare menzione è da fare sull'unità, diciamo, la chiamiamo floppy, possiamo chiamarla floppy, anche se in realtà non sono dei veri e propri floppy disk per come li avremmo conosciuti noi, diciamo. Davide poi vi farà vedere nel dettaglio la meccanica di questo lettore, ma in pratica è un'evoluzione, se vogliamo, del sistema a cartolina magnetica sviluppato per la Programma 101. È una cosa molto importante da dire: il sistema a cartolina magnetica, cioè una cartolina di carta con una striscia magnetica sopra, che permetteva la memorizzazione dei dati, è stata un'invenzione di Olivetti con la Programma 101, un brevetto depositato nel 1965 che poi gli ha garantito di ricevere i diritti e le royalties su questo sistema di scrittura addirittura dall'HP per anni, perché Olivetti depositò e brevettò questo sistema di scrittura. Non fu comunque un'invenzione che durò tantissimo, perché questo sistema su carta, in realtà IBM, più o meno negli stessi anni, brevettò un sistema di scrittura su scheda magnetica, però fatta di plastica, che poi diventò lo standard per quanto riguarda i bancomat, le carte di credito, insomma, tutte le tessere con la striscia magnetica che abbiamo usato per anni, per anni, 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 e che adesso sono state sostituite dalle tessere col chip. Ma all'epoca, anche se la banda magnetica a volte è ancora ben presente, quindi quelle tessere con banda magnetica fu un brevetto di IBM, perché le fece su plastica. Olivetti le fece su carta e, come sappiamo, i dettagli si nascondono nei brevetti, quindi sì, la differenza tra i due brevetti poi portò al successo più IBM che Olivetti. Però Olivetti ebbe un bel seguito con le sue card di carta con la striscia magnetica utilizzate da HP, e questo dischetto che trovate nella P6040 funziona esattamente sullo stesso sistema, perché in realtà non è un floppy disk diviso in settori come l'invenzione poi brevettata da IBM all'inizio con i floppy da 8 pollici, poi diventato da 5 e poi trasformato da Sony nel formato popolare da 3 pollici e mezzo. Questo piccolo dischetto da 2 pollici e mezzo di Olivetti in realtà ha una scrittura magnetica similare a quella di un nastro, perché la scrittura magnetica è a spirale sul disco. La testina viene semplicemente guidata nello scrivere su questo dischetto lungo la spirale da un solco che è tracciato su un dischetto contenuto all'interno dell'unità floppy, che guida praticamente la testina nello scrivere a spirale sul dischetto. Questo sistema, in realtà, anche se brevettato da Olivetti fu la prima a utilizzarlo per una scrittura di dati per computer. In realtà questo sistema esisteva già, era già stato brevettato sempre da IBM, ma non per la scrittura dei dati, era stato brevettato per i dittafoni, quindi per la scrittura su dischetti di audio, ed è stato utilizzato poi per molti dittafoni nella storia.
Olivetti invece lo brevettò per la scrittura di dati. Fu, diciamo, messo da parte velocemente, anche se era una buona idea economica di scrittura di dati. I dischetti di quel tipo sull'Olivetti P640 arrivavano a 3 kilobyte, che andavano benissimo perché era praticamente il massimo della memoria disponibile dal sistema dell'Olivetti. Non era possibile scrivere dei file ad accesso random, eccetera, ma veniva semplicemente scritto il programma, quindi un dischetto era un programma, era il contenuto della memoria che veniva scritto e letto, quindi un dischetto, un file, quindi un contenuto, e non era possibile utilizzarlo per la scrittura di dati perché non aveva un accesso random a settori come invece i floppy disk, che quindi permettevano un utilizzo più, diciamo, dinamico del dato. Infatti poi i floppy disk furono la memoria che fu utilizzata con l'accesso a settori, eccetera. Per quanto riguarda questo sistema, in realtà fu reinventato, se vogliamo, poi una decina di anni dopo dalla Mitsumi, che lo utilizzò, anche loro lo utilizzarono per la scrittura dei dati con un sistema che si chiamava Quick Disk, di qualcuno di voi l'avrà sentito nominare, fu abbastanza popolare soprattutto sulle tastiere musicali della Roland, ma anche su sistemi di videoscrittura e utilizzato anche su alcuni personal computer, tra cui popolare la Philips, con l'MSX, con i primi MSX. L'MSX1 non aveva un sistema di floppy disk, che arrivò poi con l'MSX2, ma l'MSX1 utilizzava questi dischetti chiamati quick disk per la scrittura e lettura di dati. Quindi spero di avervi dato più o meno un quadro e di quanto sia stato innovativo nel 1977 un sistema di questo tipo. Considerate che il suo predecessore era stato il primo, presentato nel 75, è stato il primo computer integrato con floppy disk della storia. Floppy disk era da 8 pollici nel modello superiore, presentato nel 1975, sempre alla fiera di Hannover, e poi commercializzato a partire dal 1976. Era la prima volta che c'era un sistema integrato con tastiera, display, floppy disk, e la P640 era la sua versione, diciamo, economica. Con questo, al posto del floppy disk da 8 pollici, utilizzava questo floppy disk da 2 pollici. Olivetti è sempre stata un'azienda che ha innovato tantissimo, purtroppo non viene celebrata a volte come dovrebbe essere, e dobbiamo essere orgogliosi di quello che ha fatto Olivetti, di quello che ha progettato Olivetti. Vi rimando comunque agli episodi del podcast se volete saperne di più, e grazie ancora a Davide, scusate se sono stato un pochino lungo, ho cercato di stringere il più possibile, ma eventualmente Davide taglierà dei pezzettini. Grazie a tutti, ciao, alla prossima. Bene, come sempre, grazie di cuore per il grande sapere che Carlo ogni volta ci infonde con la sua conoscenza e con le sue curiosità e con tutte le informazioni preziose che ha nella sua testa e che in qualche modo cerca di trasmettere a tutti noi. Quindi, come abbiamo sentito da Carlo, questa è una macchina che è stata veramente importante per la storia dell'informatica, e ora noi metteremo le mani all'interno di questa storia, di questo pezzo storico dell'Olivetti, una delle più grandi aziende italiane che ha prodotto la storia dell'informatica. Bene, io comincerei ad aprirla per vedere un po' com'è messa all'interno e come cominciare a poter intervenire. Allora, la macchina è chiusa con delle viti qua sotto, in maniera abbastanza semplice. Intanto, guardandola al lato inferiore, noto delle scritte che mi fanno capire che esistono varie versioni di questa macchina che potranno avere più o meno potenza, per esempio CPU 6430, 6440, 6490. Questa in particolare è il modello 6430, quindi probabilmente la più economica. Poi abbiamo un MEM 6403, dove c'è un check su yes, credo, e MEM 6413 nulla, poi EIA 6404 no, CLI 6405 no. Chissà cosa saranno queste diciture, però. E ora
togliamo il coperchio e vediamo cosa si nasconde al suo interno. Beh, intanto possiamo vedere che è pulito, organizzazione tutto ben messo. Cerchiamo di capire come si smontano questi elementi. Noi dobbiamo fare già un intervento sulla tastiera, però ho intenzione di smontarla tutta. Ok, vedo che c'è un filo di massa qua a fianco che andiamo a scollegare. E poi un connettore qua. Ok, la tastiera, che come vedete è composta da un circuito stampato più un altro circuito qua per i LED e per questi interruttori, un connettore di quelli che non si rompono per fortuna, non di quelli flessibili, sapete, quelli che si distruggono come sull'altra Logos che avevamo visto. Poi abbiamo un gruppo stampante display che direi che è fissata con questa vite, e un'altra qua. Ah, è in buone condizioni, molto pulita dentro, è veramente intonsa, non vedo polvere. 2910, chissà di che anno, a 81, 02581. Questa è la schedina display, sembra nuova ragazzi, è in perfette condizioni. Ci sono dei circuiti integrati sopra con il date code dell'80. Niente, è ottimo, c'è quasi nessun intervento da fare. Qua abbiamo dei connettori per scollegare il gruppo stampante e lettore, anche questo è supportato da una staffa, anche qua c'è un filo di terra. Vediamo un po'. Ok, anche questo si è scollegato, adesso poi andremo a vedere questa qua, devo rivederla un po' e sistemarla, anche questo lettore lo andremo a visionare un attimo, però intanto anche questo l'abbiamo smontato. Abbiamo questo alimentatore, anche lui con questi supporti metallici, questa staffa. Allora, anche lui ha dei fili di terra, ne ha uno qua e un altro qua. Allora, ci sono questi due connettori che adesso andiamo a staccare. E anche questo è un altro blocco che andiamo a visionare, ma io prima voglio dare uno sguardo alla scheda elettronica del microprocessore. Ecco qui l'8080, il microprocessore, quindi il caro e vecchio 8080, no? Il precursore dei vari 8086, 8286, 386, 486, Pentium e compagnia. Ecco, lui è praticamente il capostipite. Poi P8212 sono praticamente dei latch a 8 bit, diciamo che sono molto simili a quelli che potrebbero essere dei 74LS374 o 274 o 273, insomma dei latch. Ce ne sono molti qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. MM5280 sono memorie da 4K, quindi ce ne sono 8 e quindi dovrebbe avere 4 kilobyte questo computer. Poi qua abbiamo un tot di ROM che contengono il sistema. Qua c'è scritto MSET, qua c'è scritto MS2, MSB, MS7, MSR, sono ROM mascherate. E poi ce ne sono alcune sullo zoccolo perché probabilmente conterranno delle personalizzazioni in base al paese o in base al formato della macchina con la quale veniva venduta, qualcosa del genere. Un MM5747 che, essendo vicino al collettore della tastiera, è di sicuro il controller della tastiera. Ragazzi, è perfetto, è pulitissimo, non c'è neanche la polvere dentro, ragazzi. Adesso gli do una spolveratina, ma sembra molto molto messo bene. E questo, ragazzi, è il cuore di questo computer, la scheda madre, diciamo. Ho smontato la scheda della macchina donatrice per vederla un pochino più da vicino e vedere alcune curiosità e particolarità. Come abbiamo già visto, qui c'è l'8080, in questo caso questo è Intel, mentre invece nella versione dell'altra scheda era National. Allora, il lato inferiore, come potete notare, ha il solder, come le schede a cui siamo abituati a vedere, mentre invece sul lato superiore non è presente il solder,
come spesso accadeva nelle schede di quei periodi. Quasi tutte le schede degli anni 70, primi anni 80, non avevano il solder nella parte superiore. Onestamente non so il perché di preciso, però è una caratteristica che si è vista spesso. Volevo farvi vedere una cosa molto particolare di questa scheda. Sebbene fossimo nel 1975, l'anno in cui venne progettato questa scheda, e poi commercializzata nel 77, questa scheda nello specifico è del 1979 qua, vedete questa data. In quegli anni viene quasi difficile pensare che ci fossero delle workstation CAD in grado di consentire il routing e lo sbroglio dei circuiti stampati. E quindi si può immaginare che questi circuiti stampati, questi master, venissero progettati manualmente come si è sempre fatto, no? Si faceva col tecnigrafo, si facevano i disegni, si utilizzavano i trasferibili, si utilizzava il pennino su fogli lucidi, insomma, si faceva in tanti modi, ma era comunque processi manuali. Mentre invece questa scheda è ben visibile che invece è stato utilizzato uno dei primissimi, probabilmente, CAD, adesso non saprei dirvi quale, ma sicuramente è stato utilizzato un CAD su qualche workstation, magari Olivetti, per la quale è stata utilizzata per realizzare questo circuito stampato. Da che cosa lo si evince? Lo si evince sicuramente da tanti dettagli che si vedono su questo circuito. Lo potete vedere benissimo qua, in questo particolare punto, questo punto qua. Vedete come il routing è decisamente strano rispetto a quello che avrebbe potuto essere, piuttosto che tutte le linee molto squadrate, e tutto è decisamente squadrato, esistono pochissimi angoli, e dove esistono, tipo qua, sarà sicuramente stato un intervento manuale fatto successivamente. Il routing è molto molto squadrato, segno di un programma di autorouting molto, insomma, molto primordiale, non ancora così evoluto. Diciamo che la regola era che le piste non si dovevano toccare e ci doveva essere un minimo isolamento garantito, poi la forma poteva essere qualsiasi. Tanto le frequenze in gioco su schede come queste erano molto basse, un circuito stampato fatto tutto ad angoli retti non causa alcun tipo di problema, se non esclusivamente una cosa estetica. Anche qua, vedete, questa è proprio una cosa strana e brutta che io non avrei mai fatto. Qui sono stati fatti dei 45 gradi, perché secondo me è stato fatto un intervento manuale, però alcuni sono rimasti ad angolo e guardate qua che brutto, no? Bastava anche qua piegare a 45 gradi, veniva tutto più armonioso, più bello, invece è tutto così strano. Lato saldature, tutto sommato, non è neanche, si vede un po' poco, questo sbroglio un po' squadratoso, è un po', diciamo, confuso, poco organico. Sul lato superiore si vede molto di più invece cose brutte o poco piacevoli da vedere. Io ho fatto molti master, ma per esempio in questo punto, dove c'è questa pista che passa vicinissima a quelle, quasi si cortocircuitano, sono tutte possibilità di cortocircuiti che possono avvenire durante la saldatura, perché questa scheda non veniva saldata con un forno in modalità SMD, ma veniva saldato ad onda su un macchinario che praticamente la scheda passa sopra a un'onda di stagno, così si chiama, è stagno praticamente fuso ravvivato con del flussante, ci passa sopra piano piano e si salda, e da tutti questi via potrebbe risalire dello stagno, difatti è risalito, e con piste così vicine poteva succedere che venisse un cortocircuito. Conveniva spostarla un pochino e allontanarla per avere un maggior isolamento. Evidentemente gli strumenti a disposizione di questo CAD non erano così evoluti da poter fare facilmente delle modifiche. Immagino che, come siamo abituati oggi, col mouse cliccare sulla pista, spostarla e fare in pochi secondi, là probabilmente c'era da fare degli input manuali, andare alle coordinate, selezionare attraverso dei comandi manuali il punto e poi indicargli delle nuove coordinate, spostarlo, insomma. Probabilmente, essendo molto primordiale, poteva avere un editing molto difficile. All'epoca c'erano anche le penne ottiche, ma non so quanto siano state utilizzate per questo specifico scopo. E comunque, ovunque guardate, c'è sempre qualcosa di strano o di particolare o di anche brutto, insomma, se vogliamo, no? Poi funziona, ecco, per esempio questa pista qua è quasi indecente. Questa pista che fa questo giro, poi passa di qua, sta molto vicina e attaccata a questa pista, quando qua c'è tutto lo spazio per poter andare dritti, senza fare questa serie di gradini
No, semplicemente bastava andare dritto. È evidente, questo è un router che ha sbrogliato il circuito stampato ed era appunto del 1975 questa scheda, ma chi avrà progettato quel router l'avrà progettato nel 72 per essere utilizzato nel 75, che ne so, anni prima insomma. Quindi era veramente agli albori di questo tipo di tecniche, di CAD, di tecnologia. Quindi il router faceva un po' quello che poteva e tutto sommato devo dire che non è neanche male, nonostante tutto, perché comunque funziona. Il fatto che le piste siano brutte non significa che non funzioni, significa solo che c'è una questione estetica, ma tutto lì. Poi dopo, se ci fossero stati dei problemi durante le saldature o dei continui cortocircuiti tra due piste, sicuramente avrebbero modificato e fatto una revisione del circuito stampato in modo che questa pista sia più lontana e non causi il problema. Ma se non accade, se la tengono così, tanto funziona e siamo a posto. Decisamente, facendo il routing oggi con i CAD attuali, questa scheda potrebbe essere grossa alla metà, probabilmente. Se poi si utilizzassero i multilayer, potrebbe diventare ancora più piccola. Però è stato giusto per fare un ulteriore commento a questo tipo di scheda, che comunque per l'epoca in cui è uscita, questa scheda era veramente all'avanguardia. Questo è il blocco stampante con il lettore floppy, bestiale, bellissimo. Ci sono varie schede. Questo è il floppy, vediamo un po' al suo interno. Vedo qualcosa di strano lì. Chissà se funzionerà ancora. Se non ha delle cinghie o cose del genere che andranno viste. Là. Qui sento la roba tutta gommosa, appiccicosa. Vedremo. Floppy lo vedo male, eh. Sacco di elettronica. Però, e anche questo spostiamolo qua al momento. Io direi che comincerei a analizzare l'alimentatore che fa odoraccio di bruciato. Come è avvitato? È avvitato con dei dadi. Allora, cominciamo a svitare questi dadi per vedere la scheda dentro. Guardate qua, alimentazione tradizionale, lineare, però niente male, anche questo. Anche qua tutto coi connettori. Ma che bello. Qui abbiamo la parte con dei ponte raddrizzatore, i condensatori che chissà in che stato sono, un LM747 con una regolazione di tensione, fusibili, diamogli la pulitina, a pennello proprio, c'è bisogno di molto di più, ragazzi, è in ottime condizioni, anche qua direi niente di più. Ecco, qua vedo qualcosa di non tanto bello. Vediamo di tirare fuori questo circuito qua. Ecco, vedete, questo condensatore qua è ossidato, arrugginito, quindi ha qualcosa che non quadra. Questi condensatori, questi sono due al tantalio, credo. Questo è sicuramente da sostituire, perché essendo così tutto arrugginito qua, avrà perso del liquido. Mi viene da pensare che sarebbero tutti da sostituire, eh? 1000 micro 40 volt, e poi anche questi tantaglio qua, vediamo da quanto sono. 220 microfarad, 10 volt, dei diodi, un micro A723, un po' di componenti, un altro condensatore tipo al tantaglio, 220 micro 10 volt, condensatori polistirolo direi che van bene, un diodone, qua dentro ci sarà un'induttanza, sì, schermata. Io sostituirei un po' i condensatori, solo che li devo procurare, non ce li ho. Purtroppo non ce li ho qua sotto mano. Devo andarli a comprare, 330 micro 40 volt, per cui anche questi 2200 micro 25 volt direi che li sostituiamo, perché qui adesso mi vado a procurare i condensatori e lasciamo da parte un attimo le schede e andiamo a cominciare ad aprire anche l'altra che ha, eccola qua, l'altra dal quale dobbiamo andare a recuperare i due tasti, quindi cappucci sicuramente, e anche i tastini che si sono spezzati, e queste due corna, chiamiamole così, che devo capire come sono fissate, lo vediamo da qua. Ok, sono incastrate così, vedete,
qualche modo dovrebbero venire fuori. Insomma, speriamo di farcela, di tirare fuori quelle lasagne. Cominciamo a svitare questa e tirare fuori la scocca sana. Vediamo se riusciamo a tirarle fuori. Perfetto, tirate fuori. E questa è la vecchia scocca che è abbastanza rovinata. Qua dobbiamo andare a tirare fuori la tastiera per recuperare i pulsanti qua. Ok, poggiamola lì. Questo è il frontalino dei display che andiamo a smontare anche qua. Questo ha la parte del floppy che sembra un po' meglio, eh? Quella era tutta appiccicosa, strana. A vedere. Cosa vedo? Mamma mia. Qua si vede poco, però vedete quella roba, quella poltiglia nera che c'è lì? Quello. Essere una cinghia che c'era intorno completamente fusa, sciolta. Ok, quindi non lo so se è messo meglio. Ho l'alimentatore anche qua, la vite di terra che è qui. Insomma, la parte di CPU dalla scheda mi sembra nelle condizioni un po' meno più polverose rispetto a quell'altra, ma all'incirca è nella stessa situazione. Vediamo se c'è qualche data. 79. Ok, questa è un po' più vecchia. È comunque una macchina donatrice e quindi potrebbe anche non essere funzionante, da quello che so. Da qua andiamo a prendere i pulsanti. Andiamo a vedere invece qua l'alimentatore come è messo. Allora, gli elettrolitici ci sono anche qua. Non si capisce se abbiano perso liquido o meno, ma sembra di no rispetto a quella là. 3340 volt. Qua c'è un solo condensatore al posto che due in parallelo. Comunque sia, alimentatore. Poi vabbè, c'è un trasformatore con scritto Olivetti, quindi li facevano loro. C'è una ventola. On, off. Facciamo un primo lavoro sulla tastiera, va. Allora, la tastiera che è qua, cioè quella diciamo buona, richiede che vengano dissaldati questi due pulsanti da rimuovere perché sono danneggiati, per prenderli poi dall'altra tastiera. Andiamo a ravvivare un attimo lo stagno. Dissaldiamo, poi andiamo a prelevare i tasti dalla tastiera. Allora, questi interruttori sono un po' duri. Vediamo se c'è bisogno di fare qualche lavoretto. Svitiamo queste quattro viti. È un blocco saldato. È avvitato, va bene. Poi a sua volta è saldato con queste quattro saldature. Allora lo dissaldiamo. Che qua ravviviamo un attimo. Ci vuole la calza. Allora, smontiamo anche i pulsanti che sono incastrati, cioè la pinzetta. Andiamo a dissaldare due pulsanti invece da... Togliamo proprio i due corretti, che sono la A e Function, così facciamo proprio... Ora i pulsanti purtroppo non vengono via, perché bisogna con la pinzetta andare a schiacciare i due cosi laterali. Ma se ce la facciamo lateralmente, no, bisogna farlo allora così. Tastiera vecchia, tastiera nuova, così per dire. Rimettiamo dentro il pulsante, lo andiamo a saldare. Inseriamo il pulsante.
purtroppo sono un po' più giallini, ma vediamo di dargli una pulitina. Vediamo se li facciamo ritornare. È un po' più giallo, dai, ci possiamo fare niente. Dobbiamo fargli un po' di retro bright, ma ho paura che poi perdiamo le scritte. Un po' di pulizia ai tasti. Vabbè, sono un po' più giallini, ma ce li teniamo così, Tastiera sistemata. Ora vediamo un secondo questa parte qua, se si riesce a vedere qualcosa, capire se i contatti qua. Ecco qua, c'è questo circuitello che viene incastrato da dei dentini qua. Ah, perché ci sono i LED saldati. Saldiamo i LED. Allora, puliamo un attimo qua. Allora, a questo punto pulitina per bene. Oh, i contatti sono splendidi, guardate. Se li pulisco, Più che altro volevo capire questi, che sono durissimi. Ah, perché c'è quel dentino lì. Quindi se noi ci spruzziamo dentro un goccio di questo, adesso scorre tutta un'altra storia. Le lamelle. E ora i LED. E ora rimettiamo sulla tastiera questo. E poi va avvitato con le quattro viti. Andiamo a saldare i circuiti assieme. Perfetto, allora ora questi interruttori a slitta si muovono bene, la tastiera è completa anche se questi sono un po' giallini. La prima operazione, cioè quella della tastiera, l'abbiamo fatta. Il secondo problema che secondo me c'è qua, ma che non era previsto, ma che invece c'è purtroppo, è quello di mettere a posto un po' la meccanica della stampante, un po' come abbiamo fatto sull'altro Olivetti Logos che abbiamo visto nei video precedenti. Qua bisogna smontare tutto. Sicuramente questa scheda, guardate come andavano moltissimo le viti a taglio, io le odio le viti a taglio, non mi piacciono neanche un po', sono scomodissime. Allora qua c'è una parte di circuito, questo ci fa accedere un po' meglio alla parte della stampante che andrei a smontare per poi poterla pulire un po' meglio. E anche qua, come quell'altro, facciamo un po' di pulizia generale. Qua c'è un sacco di polvere, adesso intanto col pennello. Qua poi c'è la parte del lettore che ha tutto il suo problemino, mica male. Vediamo com'è fissato questo. Allora, sembra fissato con queste tre viti, sempre a taglio. C'è una cosa tutta gommosa, appiccicosa, stranissima, che penso, non è una cinghia,
ma ho capito, si vede bene adesso. Si è tutto fuso. Di là si è fuso in un modo, qua si è fuso in un altro. Vediamo chi dei due è meglio. Qua dobbiamo svitare queste. Avevo la chiave a tubo una volta, chissà dove l'ho messa. Per smontare tutto qua bisogna togliere questo. Togliere questo. E dovrebbe venire fuori. E la parte delle testine analogiche. Ok. E qui, vedete? Ho toccato dove ci dovrebbe essere il coso di gomma. mi ha ucciso. Mamma mia. Se non verrà mai più via sta roba dal mio dito. Purtroppo è messa male quella parte. Quella parte è messa malissimo. Dove tocco, è uno schifo. Qua intorno ci doveva essere una roba di gomma, no? Che serve per far girare questo disco che appoggiava sul perno del motore che vedete lì. Si è completamente sciolto, fuso. Allora, questo è difficilissimo da rimettere a posto perché vedete è tutto fuso intorno. Paradossalmente sembra più facile quell'altro. Al limite recupereremo la parte meccanica perché questa è più bella di quella là. Allora, vediamola, però serve sicuramente una cinghia. E adesso andiamo a prendere il lettore da quest'altro che mi sembra in migliori condizioni. Anche lui si è fuso tutto, però si è fuso in un modo diverso che sembra più facile da ripristinare. Vediamo se è così. Stacchiamo il nostro lettore, che sarà veramente un'impresa far rifunzionare questo lettore, secondo me, così a occhio. Sarà davvero un'impresa. Niente, bisogna svitare anche questa scheda, non ce n'è. Allora, qua perché dico che è meglio? Perché vedete che non c'è più niente intorno qua. Qua c'è proprio la fessura libera per poterci mettere una sorta di cinghia, che poi sarà quella che è. Perché si è tutto fuso qua. Come si potrà togliere questo? Vediamo un secondo sto coso come si toglie. È incastro. Vediamo se è semplicemente incastrato dentro. Non mi sembra. Cerchiamo di capire com'è. Non riesco mica a capire. Allora, non riesco a aprire il coperchio, però vedete qua tutto l'affare intorno al disco si è fuso lì. Quindi basta togliere questa roba qua, sta poltiglia nera qua, e si è poltigliata lì in un angolo dove non crea particolari problemi circa. Sarebbe bello poterlo tirar via bene. Comunque, per riuscire a metterci la cinghia intorno e pulire bene il perno va comunque per forza smontato sto coperchio. Adesso bisogna trovare, capire com'è che si faccia. Poi tra l'altro questo coperchio, no, ma non è in buone condizioni, dai. Potrebbe anche andare bene su quell'altra. Capire come si toglie. Allora, su questo mi devo documentare come si apre perché bisogna sistemarlo. Per cui adesso facciamo così. Adesso interrompo un secondo, mi procuro un po' di materiali perché sennò poi non riusciamo a concludere la questione. Vado a comprare gli elettrolitici, vado a comprare una cinghia da mettere l'intorno, adesso misuro il diametro e poi riprendiamo. Ecco qua i materiali, ho trovato il negozio aperto. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo recuperato. Ovviamente gli elettrolitici assiali non se ne parla proprio. Vabbè, ho comprato una nuova lente, perché la mia che ho è malconcia, e questa, nuova, perfetta. Elettrolitici e delle cinghie. Adesso mettiamo via le cinghie, ho preso anche dei connettori che mi servono per un'altra cosa. Allora, qua abbiamo tutti i vari elettrolitici da sostituire per sistemare il nostro alimentatore. Io comincerei subito a sistemare appunto l'alimentatore. Allora, tra i due che ho visto, allora questo
puzza di bruciato, quindi c'è qualcosa che non va. In più c'è l'elettrolitico corroso. Tra i due alimentatori preferisco quello dell'altra, quella della, del donatore, chiamiamolo così, che sembra più in buone condizioni. Comunque sia, gli elettrolitici li sostituisco lo stesso, perché questa veramente non mi ispirano neanche un po'. Quindi cominciamo a rimuovere questo. Allora, questo è il 3300 micro, guardate la differenza, questo è il 3300 micro 40 volt del 1977-80, questo è il 3300 micro 50 volt di oggi, chissà. Ho acceso il dissaldatore, ma ci mette un bel po', allora proviamo a usare la calza per sturare i fori. Poi, sempre, questa è una cosa che ancora non ho ben capito, negli anni ci sarà un motivo che adesso mi sfugge, sarà una cavolata e tutti mi diranno, ma come? È semplicissimo, no? Perché le schede erano fatte in un certo modo, era comodo così. Però venivano usati sempre gli elettrolitici assiali e mai quelli verticali, no? E assiali non si trovano più, non c'è verso. È praticamente un'impresa trovare condensatori elettrolitici assiali. E quindi ci dobbiamo accontentare di mettere in qualche modo quelli radiali. E a questo punto mettiamo il 3300 micro con il più qua, il meno qui, e lo pieghiamo per esempio così. Andiamo a saldarlo. Ora andiamo a vedere invece di fare la sostituzione di quest'altro. Poi ci attacchiamo un biadesivo per fermarlo o della colla caldo. Allora, mi segno dove sono i più, perché poi dopo non me lo ricordo più. Allora, qua ci mettiamo più, così possiamo toglierli più tranquillamente. Cominciamo a togliere questo. 220 micro 10 volt, 220 micro 25 volt. Questo tranquillamente lo possiamo mettere anche verticale, perché occupa uno spazio limitato. Idem questo, cominciamo a togliere anche questo qua, anche qua 220 micro, poi c'è quest'altro, 1000 micro 50 volt, 1000 micro 50 volt, bisogna per forza metterlo assiale in qualche modo. Oppure così, ecco, sì, diavolo così. Quindi positivo qua, negativo lì. Qua li abbiamo sostituiti. Adesso metto un biadesivo qua sotto. Quindi io sostituisco anche questi due da 2002. Scriviamo dov'è il più, perché se no anche qua. Mettere l'orizzontale è un casino, però ok, dopo aver sostituito i condensatori andiamo a ripristinare l'alimentatore nella sua sede. In teoria possiamo anche provarlo. Qua abbiamo anche scritto più 25 volt, meno 5, massa, e qua ci sarà 5 volt. Facciamo qualche prova? Diamo un po'. Allora, la ventola gira, ho fatto un'accensione molto molto rapida. Allora, vediamo un po' che tensioni ci sono. Ah, questa sarà la massa, questo è il meno 12, sì, meno 12, poi questo è il più 12, sì, poi qua leggo meno 5, meno 5 e qua 25, vabbè, 35. Su questi qua che sono rossi e neri tutti assieme, di qualcosa di potenza,
5 volt precisi. Sembrerebbe che come alimentazioni escano le tensioni giuste, quindi l'alimentatore dovrebbe anche essere a posto. Ora diamo lo sguardo alla stampante e darei una pulitina. Qua abbiamo le testine come nell'altra Logos, uguali, identiche, precise. Gli aghetti che si muovono attraverso questi solenoidi. Avevamo leggermente spruzzato dentro facciamo girare un po' il motore per vedere se ha qualche problema o no. La stampante l'abbiamo un po' rivitalizzata, adesso la andiamo a rimettere al suo posto. E ora c'è da cercare di sistemare questo. Allora, questo per essere sistemato bisogna riuscire assolutamente a togliere questo coperchio. Per togliere questo coperchio ci deve essere un qualche barbatrucco che adesso mi sfugge. Vediamo un po' se illuminando meglio riusciamo a capire. Allora, sono riuscito a togliere questa. Vediamo se è questa che bloccava tutto. Sì. Vediamo, va. Che casino combiniamo. E c'è anche di là. Oh. Mi verrà da ridere a rimontarlo sto coso. Vabbè, ormai togliamolo. Oh, ecco. Così vediamo un po' meglio il tutto. Qua c'è tutto il robo nero che si è disfatto, che è tutto qua attorno. Io dissalderei anche questo, che è una schermatura. Allora, vedete qua tutto sto coso nero intorno al perno del motore. Ma vediamo se sto motore gira. Non si muove di una virgola sto motore. Sarà fissato con queste due viti? Oh, che bello. Così lo puliamo per bene. Che se non mi sembra che giri, sembra bloccato. Ok, adesso gira. Ok, motore mo gira. Questo è il meccanismo che tiene il motore in pressione sopra al disco. Ora c'è da pulire qua dentro, poi anche una bella pulita sopra, adesso che non c'è più il motore. Andiamo a pulire bene qua. Proviamo a mettere adesso una cinghia, vediamo se riusciamo a mettercela e se fa quello che deve fare. In realtà qua ci andrebbe una rotonda, diciamo tipo ring, però non ce l'ho. Cominciamo a tirare su questa molla, ecco, metterla così, e adesso bisogna riuscire a farla passare oltre questo.
gruppo qua, che la vedo un po' dura, però ci possiamo provare. Ok, e manca l'ultimo step sotto quel pezzo di plastica qua. Ok, passato. Allora ce l'abbiamo tutto, adesso dobbiamo solo metterlo qua intorno al disco. Più o meno qualcosa abbiamo ripristinato. Ok, dopo aver messo la cinghia e pulito per bene tutto, ora sembra che il lettore faccia quello che deve fare. Allora, in pratica, qua sotto abbiamo la testina magnetica, la andiamo a pulire per sicurezza. Andiamo a dare una pulitina. E adesso mi viene da ridere. Dobbiamo cercare di rimontare questo. La molla la mettiamo dopo e poi ci sono i due segge. Questo va qua, tutto l'incastro che mi viene un po' da ridere. Ora bisogna riuscire a mettere i famosi segge. Ho un po' di luce. E uno l'abbiamo messo e ora mettiamo l'altro. Oh ragazzi, ci sono riuscito, non so come, ma ci sono riuscito. A questo punto rimettiamo questo a posto e andiamo avanti. Questo dovrebbe andare qua, così, esatto, qua i distanziatori. Questo qua e questa che è la testina va qua. Rimettiamo la scheda al suo posto che è qua. Qua ci sono le tre viti con rondelle. Abbiamo questo circuito che va messo qua con le due vitine. Ok, e abbiamo assemblato tutti i vari pezzi. Ora faccio un leggerissimo ordine perché arriva il momento di completare l'opera. Bene ragazzi, dopo aver fatto una pulizia completa, totale, di tutto e tutto ben a posto, procederei con il riassemblaggio di tutto. Quindi cominciamo a reinserire dentro i componenti. Allora, per primo mettiamo l'alimentatore, inserendo i connettori. Poi appoggiamo il blocco nella sua posizione. Fissiamo le viti di massa con il suo filettino e capicorda. Poi inseriamo il gruppo, anche qua vite di massa. Inseriamo i connettori. Inseriamo il display con le sue viti. E ora la tastiera che abbiamo ricondizionato. Inseriamo il connettore, appoggiamo qua, anche qua la vite con il capicorda e la terra. Erano veramente rispettosi di tutte le regole. Guardate qua, tre sottogruppi e la macchina è ricomposta. Ora inseriamo la scocca superiore, vediamo se entra correttamente. E ora passiamo alla chiusura.
Molto bene. Ora inseriamo il ribbon e la carta. Mettiamo la carta dei supporti che ora ci sono. Inseriamo qua. Floppy disk, che poi vedremo se va. L'abbiamo ricomposta. Ora, come vedete, è in buone condizioni. A parte i due tastini qua che sono un po' ingialliti perché l'altra aveva i tasti un po' così, bisogna fare del retro bright, ma non è il caso, forse per due pulsanti non vorrei che poi si rovinasse la scritta che c'è sopra. Bene, ricomposta e ricomposta, il floppy è stato praticamente ricostruito e chissà se funzionerà. Gli interruttori sono perfettamente operativi ora e dovrebbe dare dei buoni segni di vita, chi lo sa. Adesso l'andremo a provare. Bene ragazzi, è arrivato il momento di dargli fuoco. Vediamo un po' che cosa fa. Sul display c'è scritto New, che fa pensare che sia disponibile per nuovi programmi. Allora, adesso io mi sono scaricato alcune parti del manuale giusto per capire come funziona. Ci sono qua dei commutatori che ci consentono di fare alcuni tipi di impostazioni tipo print, attiva la stampante o meno. Poi ci sono delle modalità operative. La modalità execute, quella che andiamo a provare ora, è quella che ci consente di fare calcoli immediati, quindi uso da calcolatrice da ufficio con stampa come le normali logos di tutti i generi che abbiano fatto. Poi vabbè, ci sono altre modalità che poi vedremo. Intanto cominciamo a vedere se la modalità calcolatrice, diciamo, funziona, e funziona anche la stampa. 1 2 3 4 5 più 1 2 3 più 2 3 4 più 2 5 6 più 5 6 7 più 7 8 9 più 1 1 1 1 più 2 2 2 2 più 3 3 3 3 più 4 4 4 4 più 5 5 5 5 più 6 6 6 6 più meno. Sto scrivendo numeri a caso, ecco, adesso sono andato in overflow sicuramente e come vedete è avvenuta la stampa, quindi stampante sicuramente ripristinata e funzionante, calcolatrice che calcola, vabbè, insomma, non c'era da avere dubbi, insomma, che calcolasse. E quindi via, adesso disabilitiamo la printer, che era la cosa, una delle cose da sistemare. Come vedete qua il portarotolo ora è operativo, i tasti ci sono tutti, anche se un po' giallini, lei sembra in perfetta forma. E ora la parte più interessante e simpatica, cioè quella della programmazione. Allora, la programmazione avviene come sul computer, però attraverso questo display che vedete qua rosso, e si inseriscono i comandi basic, come, visto che sono già preconfezionati sui pulsanti, assomiglia un po' a una modalità come lo Spectrum. Se vi ricordate, lo Spectrum ha proprio tutti i comandi già assegnati a ogni tasto, quindi voi schiacciate per esempio list e automaticamente viene scritto list, quindi tutti i comandi sono già assegnati a tutti i tasti. C'è uno shift e un function per avere tutte le varie funzioni aggiuntive sui tasti, e ora noi andremo a inserire un programma. Andiamo a inserire proprio un programmino di esempio, che è questo qua, che c'è proprio nel manuale. È un esempio per fare un piccolo programma per il calcolo dell'area del rettangolo, no? E quindi adesso andiamo a inserirlo. Per poter inserire bisogna andare in modalità load e non execute. La modalità execute è quella per eseguire i programmi e per l'uso della calcolatrice in maniera classica. Andiamo su modalità load e cominciamo a inserire il nostro programma, che dice 10 print area del rettangolo. 10 print. Per le lettere bisogna tenere premuto shift a area. Area rettangolo, e poi si fa end of line, e poi si va a capo, e poi si fa 20 print, 20 print, 30 input h, 30 input h, 40 if h minore o uguale 0 then 30, per cui if h minore uguale
0, then 30. Poi dice input B 50, input B 60, if B B minore uguale 0, then 50. Poi 70, A uguale H per B. 70, A uguale H per B. 80, print area uguale A, R e A uguale virgola A. 90, go to 20 per fare ricominciare il programma. 90, go to 20. Il programma è stato inserito e ora andiamolo a eseguire. Andiamo in execute e schiacciamo run. Area rettangolo, altezza 10, base 10, area uguale 100. E poi ricomincia. Altezza 71, base 35, area uguale 2485. Altezza 14.23, base 56.41, area uguale 802.71. E quindi ecco qua un programma realizzato e funzionante. E poi dopo andiamo in modalità load o step e possiamo fermare il tutto e ritornare in modalità di programmazione. E ora arriva la parte del floppy, cioè salvare questo programma sul floppy. Ora, il floppy è stato sistemato, avete visto, in maniera un po' rocambolesca e non ho idea del fatto che se funzioni correttamente o no. In più questo floppy, che mi arriva dal Portogallo, del 1986, insomma c'ha quasi 40 anni, potremmo anche avere dei dubbi che funzioni. Però ci proviamo, o quantomeno vediamo il movimento del disco e vediamo che cosa fa. Quindi estraiamo il dischetto, che è questo, si inserisce in questa fessura, si chiude qua all'interno e poi si digita il comando 1 save. Vedete che il disco parte. Ok, ci dice che il programma è stato salvato, ora 143 di 700, non so esattamente il significato, dovrei da vedere sul manuale, ma potrebbe essere che sono stati occupati 143 blocchi di 700 disponibili sul dischetto e quindi il programma in teoria è stato salvato. Ora andremo a vedere se ricaricando il programma ritorna a funzionare. Ora spegniamo e riaccendiamo la macchina in modo da cancellare la memoria, diciamo, e come vedete ora qua viene scritto new e questo significa che non ha più nulla in memoria. Ora proviamo a caricare il programma che abbiamo salvato sul dischetto per vedere se lo ritroviamo. Per fare questo si preme il pulsante OLD. Perfetto, il caricamento è avvenuto e il programma ora è in memoria. Quindi ora proviamo a fare il list e verificare se il programma è in memoria, ma per fare questo lo facciamo con la stampante. Quindi posizioniamo l'interruttore su print e poi premiamo il pulsante list. Stampato il listato del programma. Bello. E così abbiamo anche la possibilità di stamparlo. Bene ragazzi, questa gloriosa macchina è ritornata a funzionare. Adesso la spengo perché fa un rumore un po' potente che disturba, diciamo, la nostra comunicazione, quindi ora la spengo. Estraggo il micro floppy, anzi il mini disk si chiama, e lo ridepongo, e anche lui dopo 40 anni, insomma, funzionicchia. Non so per quanto possa ritenere dei dati, però diciamo che questa macchina veramente è incredibile. Ha poco meno di 50 anni e ancora è qua che fa vedere se stessa funzionare. E guardate che
una programmazione del genere in Basic nel 1977 su una macchina da ufficio non era tanto uno scherzo da sottovalutare. Provate a immaginarvi, difficile per voi poter immaginare nel 1977 cosa voleva dire poter avere la programmabilità a questi livelli. Noi adesso abbiamo visto un semplice programma che calcola l'area di un rettangolo, che comunque già è un calcolo, no? Pensate se questo invece avesse dentro un coseno, un seno, un radiante e avesse dei calcoli un po' più complessi che per un architetto potevano essere molto utili e che a quei tempi non aveva molta possibilità di fare se non a mano o con qualche regolo o con calcolatrici che già esistevano, che si limitavano a fare un conteggio che tu digitavi sulla tastiera in tempo reale. Questo poteva memorizzare dei programmi molto complessi che potevano risolvere tanti problemi, per cui questo per gli ingegneri o per comunque anche per uso contabile, se vogliamo, poteva essere veramente strepitoso. Che dirvi, io sono contento di aver potuto mettere le mani su questa macchina, di aver potuto vedere il suo interno, vedere componenti che hanno vissuto in epoche quando io ero bambino in pratica, di aver potuto vedere ancora una volta una riconferma, come sempre ogni volta che apriamo un prodotto dell'Olivetti, di una professionalità incredibile nella realizzazione dei prodotti che ai livelli più alti che c'erano in quei periodi. Avete visto com'era composta all'interno, in tre blocchi separati, e tutto molto ordinato e facile da riparare anche, per cui se questa avesse dovuto avere un problema e l'assistenza doveva fare una riparazione, svitava sei viti, tirava via e poteva anche semplicemente sostituire uno dei tre blocchi difettosi, l'alimentatore, la parte di stampa col floppy, la tastiera, e comunque tutti gli elementi erano facilmente estraibili, tutti con connettori, tutti di alta qualità e materiale robustissimo che, come vedete, ha superato qualsiasi previsione di durata nel tempo. Macchine indistruttibili, macchine che comunque al suo tempo hanno fatto la differenza e hanno veramente fatto la storia dell'informatica con il nome Olivetti, che magari noi tutti un po' in quei tempi abbiamo un po' bistrattato. Manteniamo il ricordo di Olivetti come una grande azienda che ha veramente fatto innovazione e ha fatto prodotti incredibili. Io non ero a conoscenza di questa macchina e onestamente non avrei mai immaginato che in quel periodo veniva progettata una macchina che avesse a bordo un Basic e che consentisse di programmare quasi come siamo stati abituati noi da ragazzini a programmare su uno ZX80, su uno Spectrum, su un Commodore 64. E certo, avevamo uno schermo, avevamo i colori, avevamo la grafica, avevamo tante cose in più, però l'esecuzione dei programmi e la scrittura dei programmi grosso modo era la stessa. Teniamo conto appunto che era il 1977. Comunque sia, ringrazio Giuliano per avermi dato la possibilità appunto di fare questo tipo di attività. Ora restituirò a lui questa macchina funzionante, più abbiamo una macchina donatrice che ha ancora alcune parti che potranno essere utili per sistemare eventualmente altre di queste macchine. Che dirvi, ragazzi, sono veramente contento e felice di aver ridato vita a questa macchina. Qua ci sono i nostri trecchini che controllano sempre la situazione, sono sempre presenti in ogni mio video. Ringrazio quindi ancora una volta Giuliano, ringrazio Carlo per la sua introduzione, ringrazio Retrocampus per darmi l'opportunità appunto di avere degli amici e avere la possibilità di appunto di vedere e di toccare con mano cose che difficilmente mi sarebbero mai potute capitare. E questo lo dico anche a voi, perché Retrocampus è un'associazione che si occupa della preservazione e della rimessa in funzione di macchinari di questo genere, e anche più vecchi, e anche più rari, e anche più complessi. Siamo presenti in molte manifestazioni e quindi veniteci a trovare anche in queste manifestazioni, dove potrete vedere magari alcune di queste macchine in funzione e potrete interagire con loro. Che dirvi? Io per questo video direi che è tutto. Ricordate di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon e su Instagram. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!